Ragazzi, a tutti coloro che amano la saga di Terminator sto per dare una cattiva notizia. Infatti, secondo alcuni rumor apparsi online, pare che all'interno del film Terminator Dark Fate John Connor sia morto, probabilmente ucciso da qualche Terminator mandato indietro nel tempo, ma non è certa, ragazzi, la cosa. La cosa certa, secondo questi rumor, è che John Connor sarà presente all'interno del film solo in alcuni flashback in cui appunto vedremo lo stesso John Connor di Terminator 2. E ragazzi, probabilmente il film si chiama Terminator Dark Fate per via del fatto che John Connor, il capo della Resistenza, sarà già stato ucciso e quindi non ci sarà nel futuro ad aiutare la Resistenza. E quindi ragazzi, parliamone insieme! Hasta la vista, ragazzi! Sono sempre io, TheGamer800, ragazzi! Ci troviamo in un nuovo video teoria su Terminator Dark Fate! Ebbene sì, ragazzi, come vi ho già detto, appunto, secondo questi rumor, John Connor sarebbe già morto all'interno del film Terminator Dark Fate. A conferma di questo, c'è la mancanza all'interno del cast di un attore che possa effettivamente interpretare John Connor. E il fatto è davvero stranissimo, ragazzi. Io già me lo immaginavo, già lo sapevo, perché ragazzi, nel primo video che ho fatto su Terminator Dark Fate, ve lo lascio qui sotto in descrizione e vi lascio come sempre le schede qui in alto, ragazzi, l'avevo già intuito, perché appunto non abbiamo alcun attore nel cast di John Connor e abbiamo solo questo ragazzino di nome Judy Colley, di cui vi metto la foto a schermo. Ecco ragazzi, questo qui. E quindi ragazzi, che cosa faranno? Useranno appunto l'attore Judy Colley per mettere sul suo viso, tramite l'utilizzo della CGI, il viso appunto di Edward Furlong, l'attore che appunto ha fatto John Connor in Terminator 2. Quindi ragazzi, non è difficile da capire. Appunto, useranno l'attore, il ragazzino Judy Colley, per mettere sul viso il viso di Edward Furlong, l'altro John Connor. Quindi ragazzi, questo mi fa capire che nel film John Connor non ci sarà, appunto, sarà morto, ma ci saranno dei flashback del passato, magari nel momento in cui viene ucciso, magari ci faranno vedere con questi flashback il momento in cui arriva un altro Terminator cattivo e uccide John Connor. Quindi avranno bisogno delle sembianze di Edward Furlong per far vedere il passato, è una cosa davvero logica. Quindi se ci pensiamo un momento, capiamo che con il discorso del flashback si va ancora di più a confermare il discorso che John Connor sarà già morto nel film, quindi non lo vedremo affatto, vedremo solo appunto questi flashback in cui lo uccideranno, credo, ragazzi. E poi, se ci pensate, il discorso di John Connor che è morto e il titolo del film, quindi Terminator Dark Fate, Destino Oscuro, diciamo che è molto collegata la cosa, ragazzi, perché appunto Destino Oscuro fa capire appunto che è successo qualcosa di grave e quindi non c'è un destino che già prestabilito, quindi si sa che appunto c'è il loop che appunto poi si va nel futuro, John Connor appunto vince la guerra, il T-800 e Kyle Reese tornano indietro nel tempo e quindi c'è sempre il loop solito come sempre. Invece no ragazzi, a questo punto cambiano la linea temporale, perché se uccidono John Connor, quindi ci riescono in qualche modo, cambiano la linea temporale per questo Terminator Dark Fate. Quindi ragazzi, roba assurda. Non lo so ragazzi, forse sono solo io che sto fantasticando un po' troppo, ma non mi sembra, perché tutto ciò che sto dicendo in questo video mi sembra abbastanza plausibile, quindi può accadere realmente poi nel film. E infatti ragazzi, io conoscendo molto molto bene tutta la saga di Terminator, infatti l'ho anche vista recentemente, tutti e cinque i film e anche la serie TV, conosco tutte le svolte, tutte le cose che possono succedere. Ma ragazzi, c'è un ma. Se ci pensate, noi siamo abituati a vedere appunto nella saga di Terminator sempre John Connor vincere la guerra e poi mandare indietro nel tempo prima Kyle Reese e poi il Terminator T-800 buono in Terminator 2. Ma ragazzi, in questo film, in Terminator Dark Fate, le cose cambiano. Perché? Se ci pensate, se è stato ucciso quando era solo un ragazzino dopo gli eventi di Terminator 2, quindi io non mi spiego neanche come sia stato possibile ucciderlo, cioè Sarah Connor, qualcuno non lo ha protetto evidentemente, è stata una cosa sorpresa, non lo so ragazzi. Quindi, appunto, se John Connor viene ucciso
Quando è giovane, non potrà mai diventare in futuro il leader della resistenza, il capo della resistenza che tutti amano, adorano, che ha portato appunto la resistenza dalla paura alla gloria, cioè le ha fatti vincere perché lui sapeva tutto grazie a sua madre, che a sua volta sapeva tutto da Kyle Reese che proveniva dal futuro, quindi è tutto un circolo, sappiamo che è tutto un circolo. Qui ragazzi sappiamo invece che non c'è nessun circolo perché ci sono due possibilità. Allora, o John Connor è stato ucciso e si trovano in un'altra linea temporale e quindi il futuro è incerto, non si sa cosa succederà, quindi Skynet potrebbe avere il sopravvento oppure no. Oppure ragazzi, semplicemente Skynet avrà il sopravvento ma non ci sarà John Connor, quindi saranno problemi seri. Oppure se stiamo parlando di una sola linea temporale, i guai sono ancora più seri perché appunto se uccidono John Connor, finisce appunto il ciclo di autoconsistenza, perché se muore John Connor non manda mai nel futuro Kyle Reese non fa il figlio con Sarah Connor, ovvero John Connor non nasce mai e quindi ragazzi si distrugge la linea temporale. Succede davvero una roba assurda, quindi ragazzi, oddio, spero davvero che non sia così, spero che sia un'altra linea temporale a parte, quindi credo sia possibile, anche lo stesso James Cameron appunto. Il creatore della saga dei primi due film ha detto che nell'universo cinematografico di Terminator è possibile fare appunto varie linee temporali, cioè un multiverso di Terminator. Quindi esiste, ragazzi, esiste il multiverso di Terminator, la cosa mi fa piacere ovviamente, però ragazzi, non dimentichiamo che qui la cosa è davvero grave. Quindi in Terminator Dark Fate John Connor è morto, muore il leader della resistenza e azzerano il futuro, quindi magari niente più vincite, quindi il futuro è incerto. Quindi non sappiamo neanche se Skynet avrà il sopravvento oppure no, perché appunto se il film sarà ambientato nei giorni nostri, ovvero nel 2019 o nel 2018, non so di preciso, appunto Skynet non ha ancora preso il sopravvento lì, perché ci sono le città, ci sono le persone, tutto a posto, quindi evidentemente morto John Connor cambia di molto la linea temporale, non lo so ragazzi il perché. Forse dopo gli eventi di Terminator 2 hanno rimandato di molto il giorno del giudizio, oppure potrebbe anche non succedere il giorno del giudizio. E allora, se non succede il giorno del giudizio e Skynet non prende il sopravvento, da dove arriva il Terminator cattivo che vedremo appunto all'interno del film? Cioè, ragazzi, se ci pensate, è una cosa davvero assurda, da mal di testa. Cioè, ragazzi, sicuramente stiamo parlando qui di linee temporali alternative, perché le abbiamo già viste in Terminator Genisys, perché non farlo anche qui? Perché, ragazzi, la saga di Terminator, per mantenersi in piedi, deve avere per forza un loop, perché appunto John Connor nasce grazie a Kyle Reese, che è stato mandato indietro nel tempo da John Connor. John Connor poi viene salvato un paio di volte, poi ovviamente arriva nel futuro, diventa il capo della resistenza, salva l'umanità e poi appunto viene mandato Kyle Reese e il primo T-800 cattivo. Quindi è un loop, deve chiudersi il cerchio. Se non si chiude, sono cavoli, si distrugge la linea temporale. Così sappiamo, ragazzi, dagli altri film sui viaggi nel tempo. A meno che non sia un'altra linea temporale, quindi quando viene mandato un Terminator indietro nel tempo, non ritorna sulla sua stessa linea temporale, ma va in un altro universo, sconfina in un altro universo, così sarebbe plausibile effettivamente, e quindi così si capisce appunto perché c'è il Terminator cattivo, ma Skynet non ha ancora preso il controllo, perché appunto un Terminator non si sa quale avrà ucciso magari John Connor, ma in questa linea temporale magari non succede più nulla, magari non succede Skynet, non succede nulla, è incerto il futuro, quindi il Terminator proviene dal futuro, dal 2029 magari, di una linea temporale accanto a quella che conosciamo, cioè quindi da un universo alternativo che noi conosciamo, dove c'è il loop. Quindi il loop viene spezzato e il Terminator cattivo viene mandato in questa linea temporale di Dark Fate. John Connor viene ucciso, il futuro diventa incerto, quindi non si sa più nulla. 2019, ancora nessun giorno del giudizio, quando il giorno del giudizio doveva succedere nel 1997. Questa cosa sarà per merito degli eventi di Terminator 2, quindi quando distruggono la Cyberdyne e anche le parti del T-800 cattivo, il braccio, il chip, devono aver rimandato di molto il giorno del giudizio, addirittura escluso, quindi potrebbe anche non succedere. Quindi i Terminator che arrivano da una linea temporale alternativa. Oppure potrebbe succedere il giorno del giudizio, ma molto più avanti. Quindi ragazzi, non lo so, non lo so. È davvero roba assurda. Io mi sto facendo un trip mentale, cioè sto pensando a tutte le possibili varianti. E su Terminator non si scherza, ragazzi, non si scherza perché, a parte che è la mia saga preferita, quindi non si scherza, ma a parte questo,
Di solito c'era questo loop che si chiudeva appunto con appunto il viaggio indietro nel tempo di Kyle e del primo T-800 cattivo. Quindi, una volta chiuso il loop, la linea temporale era salva. Quello che voleva succedere succedeva dopo. Però, ragazzi, qui le cose mi sembrano abbastanza incerte. E il titolo, ragazzi, è una specie di spoiler. Se ci pensate, è già uno spoiler. Perché se tutto deve andare come deve andare, e quindi John Connor deve diventare il leader della resistenza, come mai si chiama Dark Fate, Destino Oscuro? Se ci pensate, ragazzi, c'è destino oscuro di tutta l'umanità, penso, perché appunto tutti vanno incontro a un destino oscuro senza John Connor che li salvi. Quindi, ragazzi, roba assurda. Tra l'altro, l'obiettivo appunto non è John Connor, è Dani Ramos, questa ragazza messicana che, ragazzi, appunto sarà l'obiettivo del Terminator cattivo. Mentre il T-800, Sarah Connor e Grace dal futuro devono proteggere appunto questa ragazza. Che avrà mai di importante questa Dani Ramos, ragazzi? Io non lo so, non lo so. Davvero non lo so, e c'è anche da pensare al fatto che Grace proviene dallo stesso futuro da dove proviene Gabriel Luna, ovvero il Terminator cattivo. Quindi, Grace da quale futuro proviene? Da una linea temporale alternativa o appunto dallo stesso futuro? Quindi il futuro appunto dove John Connor è morto. Quindi, ragazzi, roba assurda, roba assurda, cioè c'è da pensarci. Io qui sto facendo delle possibili teorie su quello che potrebbe accadere, ma non sto azzeccando nulla, sto più o meno pensando, ragazzi, sto facendo delle mie teorie in base a quello che sappiamo, che John Connor sarà morto e ci saranno appunto questi flashback. Questi flashback, ragazzi, non sono stati spiegati appunto, ma ragazzi, se ci pensate giusto un attimino, capite che questi flashback ci serviranno per vedere appunto la scena direttamente quando John Connor viene ucciso, mentre magari, che so, Sarah Connor lo spiega. Quindi, roba assurda, ragazzi, roba assurda. E potrebbe essere che Grace e anche il Terminator cattivo non conoscono proprio John Connor, perché in questa linea temporale, se provengono dalla stessa linea temporale, non lo conoscono perché non è mai esistito, perché è stato ucciso da piccolo come una persona normale, sempre da un Terminator, ma da un, diciamo, morto come una persona normale, non è mai diventato il capo della resistenza. Quindi Skynet avrà vinto. Io, ragazzi, sono molto triste di questo perché John Connor ha sempre fatto parte della saga di Terminator. Vai a vedere Terminator 2, Terminator 3, Terminator Salvation e anche Terminator Genesis, che John Connor era diventato il cattivo. Comunque c'è sempre stato John Connor. Kyle Reese solo nel primo film, in Salvation e anche in Genesis, però hanno un po' rovinato il tutto. Però, ragazzi, John Connor è stato il personaggio che c'è sempre stato ed è stato il personaggio principale. Adesso, evidentemente, i produttori del film si sono stancati, vogliono cambiare il tutto e dicono: basta, John Connor, cambiamo la linea temporale, facciamo qualcosa di estremamente nuovo. E ci sta, ragazzi, ci sta, io sono contento di questo. Ovviamente, per introdurre nuovi personaggi devono fare un po' di spazio, perché sennò ci sarebbe un caos. E quindi sicuramente John Connor sarà stato ucciso, ragazzi. Potrebbe essere anche che mi sbaglio, però i rumor dicono questo, e di solito i rumor non sempre sbagliano, sono abbastanza giusti. E appunto, se John Connor è morto, appunto il nuovo obiettivo è Dani Ramos. E quindi Sarah Connor, stranamente, non so come non si è uccisa dopo che è morto John Connor, visto che ci tiene tanto a suo figlio, sa il suo destino. Quindi sicuramente proteggerà adesso Dani Ramos, non so per quale motivo, ragazzi. Oppure, seconda possibilità, ma la meno probabile, è che John Connor sia vivo ma nascosto da qualche parte in attesa del giorno del giudizio, così non possono ucciderlo. E magari Dani Ramos è solo una sua aiutante nel futuro, oppure la creatrice di qualcosa, non lo so, ragazzi, non lo so. Non so che dirvi. Dani Ramos dovrebbe essere appunto l'obiettivo del Terminator cattivo e invece l'obiettivo da proteggere di Grace e del T-800. Quindi, ragazzi, c'è anche da pensare da dove proviene il T-800 buono, interpretato appunto da Schwarzenegger. Quindi, ragazzi, abbiamo un bel po' di roba che bolle in pentola. E quindi, ragazzi, questo era un video teoria. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di tutto ciò che ho detto. Se conoscete la saga di Terminator, lo so che vi ho dato una brutta notizia. Purtroppo, ragazzi, non è che l'ho fatto io il film. Purtroppo credo andrà proprio così e vi ho voluto teorizzare un po' di possibilità. Fatemi sapere voi, magari gli amanti di Terminator, della saga, qui sotto nei commenti cosa ne pensate di ciò che ho detto, dei rumor e tutto il resto. E quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!